Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Le sorelle carissime, oggi la Chiesa celebra la festa di San Tommaso Apostolo, di cui abbiamo sentito anche il racconto, diciamo così, un po' imbarazzante di quello che è successo dopo la Pasqua. San Tommaso era uno dei 12 apostoli scelti e chiamati da Gesù in persona, che dopo l'ascensione alla Pentecoste, la tradizione ci tramanda che abbia predicato il Vangelo nell'India e nella Persia, dove, come tutti gli altri apostoli, a eccezione di San Giovanni, è conosciuto poi al termine dell'esistenza, della sua esistenza e martirio. E i brani che abbiamo ascoltato ci ricordano l'episodio evangelico. Vedete, sono tante le circostanze in cui i Vangeli, senza paura, mettono al nudo povertà e miserie anche degli apostoli, non solo di San Tommaso, San Pietro che nega Gesù, Giacomo, Giovanni di Zebedeo si mettono a fare le domande, volevano essere una a destra o una a sinistra. Quindi cosa ci fa comprendere questo? E alcune debolezze gli apostoli se ne sono conservati anche dopo. Avete visto il film Quo Vadis, Colossal Romano, lui si fonda su un fatto storico, insomma, che quando San Pietro rischiava il martirio a Roma, se ne stava andando, e poi c'è il Quo Vadis, il posto a Roma, dove Gesù gli è andato incontro con la croce sulle spalle e dice, e San Pietro ha detto Quo Vadis, Domine, e dice dove vai, Signore? Dice, vado a Roma a morire un'altra volta, perché tu non vuoi morire per me, quindi mi tocca che vado a morire un'altra volta io, non ho più da preso e tornato indietro. Allora, cosa ci indicano queste cose, no? Ci indicano che non è importante la persona fisica che ricopre un ufficio, Pietro o un apostolo, ma è importante il ministero. Cioè, voi immaginate adesso San Tommaso va a predicare in India, no? Leggono il Vangelo di Giovanni, che ancora stato scritto, quello dice, vengono a sapere che lui già aveva creduto che Gesù era risorto, no? Allora San Tommaso va a predicare, guardate che Gesù è risorto, io l'ho visto, dice, ah, io non ci credo perché tu non ci hai creduto, e quindi non ci credo manco io, tu anzi, tu che predichi a fare, tu sei il primo che non ci hai creduto. Immaginate se successe una cosa del genere, sarebbe una cosa fatta bene, secondo voi? No, no, ecco, perché a prescindere dall'esperienza personale che San Tommaso Apostolo ci è diventato piano piano santo, appunto, lui ha ricevuto da Gesù un ministero, un mandato importante e una missione. È in forza di quel ministero ricevuto da Gesù, di quel mandato, di quella missione, che lui è stato costituito apostolo e che come tale doveva essere accolto, e che come tale la sua predicazione doveva essere accolta. Questo oggi è molto importante. Voi sapete, la Chiesa celebra solennemente gli apostoli perché, come diciamo la domenica nel Credo, la Chiesa è una santa, cattolica e apostolica. Proprio prima di cominciare la Santa Messa ho cominciato a scrivere una serie di articoli che escono su settimana di Padre Pio, proprio su queste quattro note della Chiesa, no? Una santa, cattolica e apostolica. Che significa? Significa che il gruppo fondato da Gesù, Pietro a capo, e i 12 apostoli continuerà a sussistere fino alla fine del mondo. Chi sono oggi Pietro e gli apostoli? Pietro e Papa Francesco, e gli apostoli sono i 4.400 circa vescovi in carica che stanno adesso in giro nel mondo. Sono diventati un pochino di più perché la Chiesa si è allargata, non sono più 12, sono un po' di più, ma il collegio apostolico è sempre lo stesso. Allora, come alle origini i fedeli erano sottomessi e in comunione perfetta con Pietro e con gli apostoli, anche e nonostante le debolezze che i Vangeli stessi non dissimulano, così noi oggi nella Chiesa Cattolica siamo in perfetta comunione e dobbiamo essere in perfetta comunione con il Papa e con tutto il Collegio Apostolico, in particolare per noi con il Vescovo della nostra diocesi che rappresenta l'Apostolo qui in questa comunità. Questo è un aspetto molto importante. Avete visto quando io celebro la Messa che cosa dico a un certo punto? In comunione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Mariano. Sapete che significa? Che se io mi impazzissi e comincio a fare il matto e non mi sento in comunione con Papa Francesco o con il mio Vescovo, io non posso mica andare a celebrare la Messa. Non si può fare, perché incrinerei nel mio cuore il mistero dell'unità della Chiesa.
che si fonda anche sulla comunione gerarchica con il collegio apostolico e con il capo del collegio apostolico. Se qualcuno di voi sta qui, sta a messa e ce l'ha col vescovo, non lo vuole, vedete, sto facendo un'ipotesi per assurdo, d'accordo, o ce l'ha col papa, e mica partecipa bene all'Eucaristia, capite? Cioè la Chiesa è fatta in questo modo per volontà di nostro Signore Gesù Cristo, capite? Ecco, e così lo va proprio vissuto, e così noi dobbiamo viverlo, e sono sicuro che voi lo fate, quindi sto facendo un discorso evidentemente istruttivo, e non perché temo che qualcuno di voi non sia in perfetta comunione con il collegio di vescovi o con il papa, però dobbiamo sempre ricordare, la Chiesa è apostolica, questo che le feste dei 12 apostoli vengono tutte quante solennemente celebrate, distintamente celebrate. Qualche giorno fa abbiamo celebrato la festa dei santi Pietro e Paolo, che è appunto soprattutto la festa del Papa oltre che della Chiesa. Oggi abbiamo un altro dei 12 apostoli. Ecco, noi siamo con loro uniti, guardiamo sempre all'ufficio, mai alle persone e tantomeno alle debolezze delle persone. Se dovessimo vedere una debolezza, Dio non voglia, in un apostolo o anche che è più grande di lui, facciamo una bella preghiera al Signore e sosteniamo le miserie possibili di qualche aspetto umano di questi, come dire, persone che hanno la grande responsabilità di assumere la Chiesa l'ufficio apostolico, rimanendo per la perfetta comunione con loro. Come dice Gesù, chi di noi è senza peccato scagli la prima pietra. Ecco, le debolezze ci sono, ma le debolezze non inclinano, ripeto, l'ufficio e la missione che si fonda sul potere e sul mandato di Gesù, sull'assistenza dello Spirito Santo e sul fatto che Gesù ha detto nel Vangelo: chi ascolta voi ascolta me, chi accoglie voi accoglie me, chi riceve voi riceve me, e chi non accoglie voi non accoglie me. Il fondamento della comunione con la Chiesa sia sempre fermamente presente nel nostro cuore. Affidiamo a Maria Santissima il nostro vescovo Mariano, che qui rappresenta il successore degli apostoli, e tutti quanti i vescovi della Chiesa, perché possano avere sempre una vita e una predicazione all'altezza della loro missione, e possano aiutare i fedeli a seguire come devono, sempre più e sempre meglio, le orme di nostro Signore, la Santa Fede Cattolica e gli esempi che gli apostoli stessi hanno loro dato e che loro devono imitare, vivere e trasmettere con la vita e con la parola ai loro fedeli. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre, sempre.